Ci siamo? Buonasera a tutti. Riprendiamo da dove avevamo interrotto per cause che ormai sappiamo tutti, insomma il tempo non è stato tanto bello. Tutto riprende, dicevo, da dove avevamo lasciato, giusto il tempo per fare un po' di ringraziamenti, spiegarvi come funzionano anche le votazioni, perché c'è una giuria che naturalmente è qui pronta a giudicare le 9 farse, quindi sono 9 le farse, e verranno votate per l'interpretazione, per il tema trattato, per l'accompagnamento musicale, poi ci sarà un punteggio totale. Allora, un grazie prima di tutto all'amministrazione comunale che ha ripreso questa tradizione che insomma si stava perdendo nella notte dei tempi, se così possiamo dire. I primi anni 90, le ultime gare delle farse, poi nel 2006, come dicevo l'altra volta, l'associazione, anzi il Circolo degli Anziani, con una proposta fece appunto una gara di farse, dopodiché non c'è stato più questo tema nell'ambito degli spettacoli appunto delle amministrazioni che si sono susseguite. Quindi un grazie per questa ripresa delle tradizioni, anche perché voglio dirlo francamente, ci sono posti che tradizioni non ne hanno e se le inventano, noi ce le abbiamo e un po' li facciamo perdere, questa è la sintesi. Va bene, allora, prima di dare spazio a chi deve cantare, già sono pronti, già sanno l'ordine di entrata sul palcoscenico, perché cioè voglio dire, rispetteremo il sorteggio che abbiamo fatto dietro al palco in piazza Abate Gioacchino. Ci sono dei ringraziamenti da fare che quel giorno, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, non abbiamo potuto fare, perché lo si doveva fare durante la serata. Per esempio, bisogna ringraziare i dirigenti scolastici per le sfilate del martedì grasso delle scuole elementari, ma anche delle scuole medie. Lo vogliamo fare un applauso, perché sono stati veramente molto, un'area molto collaboratrice. Allora, poi c'è un saluto particolare alla professoressa Caterina Urso, che insegna all'Istituto Statale d'Arte della nostra città e che ha coordinato la sfilata appunto dei costumi d'epoca. Questa insegnante, questa professoressa è veramente molto molto brava. Allora, velocemente vi presento invece la giuria, che c'è stato in questi 3-4 giorni un po' di cambiamento, sono reduci da quella pioggia di quel giorno, anch'io con la tosse. E allora, i giurati sono Claudia Barletta, che ha al suo attivo una laurea in design e ha presentato una tesi sulle tradizioni. Poi è venuto meno per problemi personali Mario Morrone, giornalista, ma è rimpiazzato da Antonio Mancina, giornalista, naturalmente. Si è aggiunta Rosa Audia, che naturalmente, alla quale diamo il benvenuto. Lei è una attenta conoscitrice ovviamente delle tradizioni, perché lei ha fatto proprio una tesi sulle farse appunto sangiovannesi. Poi c'è un professore di musica, un maestro di musica, Fiore Candalise, che notoriamente anche negli anni passati insomma ha suonato con gruppi appunto con le farse. E poi c'è un Frassiaro che un po' li rappresenta tutti, diciamo, no? Ed è Giovanni Tambate, vecchio frassiaro della nostra città, al quale io insomma dedicherei un applauso. Ma c'è anche un'altra insegnante che tra l'altro fa la corista nella chiesa della matrice, diciamo, la professoressa, la maestra Serafina Lopetrone. Detto questo, ci sbrighiamo, perché il tempo è quello che è, le farse sono tante, ma lasciatemi fare un apprezzamento e un ringraziamento particolare, perché di solito è così.
voi dovete immaginare che dietro a tutte le cose che vedete, per esempio quando io faccio le commedie, dietro alle commedie c'è Salvatore Audia, c'è una compagnia che lavora, dietro a uno spettacolo del genere ci sono delle persone che collaborano, però c'è una persona che le ha, come dire, coordinate, ed è la dottoressa Rosa Oliverio, alla quale io farei un applauso. E poi più tardi vedremo anche di sentire la sua voce. Prima farsa in concorso. L'autore è Secreti Giuseppe, a cantarla è Mario Cimino, il titolo è Amicizia e Fratellanza. Li aspetto qua sul palco, se vogliono venire sono pronti per farli cantare. Prego, signor Cimino, buonasera. Mario Cimino, buonasera. L'ha scritta lui, certo. L'ha scritta il signor Cimino. Prego. Questo è il suo microfono. Invece tu sei? Segreti Giuseppe. E tu invece sei? Pignanelli Pasquale. Pasquale e Giuseppe accompagnano Mario. Sente? Presentiamo a voi tutti i piacere 90 anni, noi ci presentiamo a voi. Tutti i piacere 90 anni per fare capire cosa passati vanni. Quarant'anni rieti pariamo tutti suore e frati, oi quarant'anni rieti. Pariamo tutti suore e frati, rispettavamo l'amicizia, figurete di parentati. Parentato era importante, che era cuna roto, parentato era importante. Che era cuna rota, casi in navi e bisogno, c'è bussava giù della volta. Parvero son giovani ed è una cosa sacra, parvero son giovani.
era una cosa sacra che non sugli tempevoli chissà canto una rasa. Se non suffissari e fatti veri veramente chi se non suffissari è. Fatti veri veramente cosu cambiati genti e cambiata la gente. Gente che l'ha vissuta e non ricordo troppo bene la gente che l'ha vissuta. E non ricordo troppo bene la porta e non compari giù se si cacciava un capito. Parlo vicina, tu sentiti buoni fatti, muove, parlo vicina tu. Sentiti buoni fatti, usulli tempemoni, chi pari muca ne gatti. Facienu furnate pane, bontà onere patune, facienu furnate pane. E bontà onere patune, cominciava chi linguace finisci allo spontone. S'ammazzava un porcelluzzo, c'era una grande festa, s'ammazzava un porcelluzzo. C'era una grande festa, poi quant'ora di cieli chi proia vera prinesta. Ammazzava lo vicino, tu ne provavi pure, l'ammazzava lo vicino. Tu ne provavi pure, che non sugli tempemoni, chi ne senti solo vado. Una vianna nurriella era mezza salvata, chi una vianna nurriella.
era menza salvata chi ne non ne busseria se faccia pur un'anzavata. Pariamo cose lente, ma era reciproca amore, pariamo cose lente. Ma era reciproco amore, care fa figlia famiglia, se scambiavamo tu favore. Aspettavamo tutte veste particolari, da bevana, aspettavamo tutte veste. Particolari da bevana, un fuoco varugino e però di nevana. Ricordo la rina se girava con la sacchetta, me ricordo la rina. Se girava con la sacchetta, chi ne tirava una castagna e chi ne la crugetta. Eravamo contenti quando veniva la festa, qui eravamo contenti. Quando veniva la festa a casa provava la carne, forse pure una burpetta. Era de tradizione, pur a lui mangiare, era de tradizione. Pur a lui mangiare, usulli tempemoni, giri ed assambestare. E veniamo di tre giorni, se girava di porta a porta, per veniamo di tre giorni. Se girava di porta a porta, due lupo che baccavava di pulpette e ricotta. Poi chi si su fatti veri un c'era le poluzione, chi si su fatti veri. C'era l'evoluzione, non esistiamo computer e manco da visione.
che reguaglioni giovani organizzavamo bandi, io che reguaglioni. Organizzavamo balli se giocava la mucciarella e alli scaricavamo. Finiscimo a cantare, casimo stancati, finiscimo a cantare. Poi casimo stancati, case proseguimo ancora, carimo tutti malati. Scomparu le tradizioni, cudi tempire la vota, scomparu le tradizioni. Cudi tempire la vota, casi le tenimu vivenu e tornavo un'altra volta. Casillette ni mu vive, ritornavo la tavola. Mario Gimino, un applauso. Ok, credo la giuria abbia avuto il tempo durante questi 15 minuti. Mi dite l'ora al volo, che ore sono preciso? 9:20, facendo un calcolo che hanno cominciato ai 5:20, insomma, ci siamo, dai. 20 minuti ognuno di loro. Allora, grazie, grazie veramente. Si prepara intanto un altro nostro amico, Francesco Scarcelli, che conosciamo essere prima di tutto un ottimo operatore sanitario, dopodiché un autore anche di poesie, in questo caso della sua farsa. Due dettagli intanto che Francesco si prepara lo strumento, e sono questi. Allora, i voti delle giurie, giusto perché lo sappiate anche voi pubblico, vanno da 0 a 5, che sembra una cosa così, ma è meglio voi sappiate fino in fondo tutto quanto. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, il concorso ovviamente prevede che ci sia un primo, un secondo e un terzo posto. Le farse sono 9, verranno premiati con una targa primo, secondo e terzo. I premi sono al primo 500 euro, secondo 300 euro, terzo 200 euro, e tutto il resto dei partecipanti avranno comunque un attestato di partecipazione. Se il nostro amico Scarcelli è pronto, ha avuto bisogno del leggio. Quella luce è un po' fastidiosa, stiamo cercando di ottimizzare tutto quanto, credo che va abbassato un po', Francesco, secondo me. Signor Sportini, lo aiutiamo ad abbassarlo un po'? Ecco qua. Il service è offerto, naturalmente, da nostro amico Sportini. Facciamo un applauso anche a loro, dai. Intanto per la cronaca pare che tra il Milan e il Barcellona ancora siano sullo 0-0. Andiamo? Andiamo. Ok. Perché non sento, scusa Sabato, non sento lo strumento, si sente? È amplificato? No. Problema.
Quando ve la carne de vara, gente re su paese, quando ve la carne de vara. La gente re su paese, re duri che do potente, se vo fare quattro rise. Re duri che do potente, se vo fare quattro rise. Si me veste fra siaru, mi ducaccio su giuritu, si me veste fra siaru. Mi ducaccio su giuritu, vi ducantu chiaru chiaru, parru e buesta dicitu. Vi ducantu chiaru chiaru, parru e buesta dicitu. Su paese San Giovanni, quanto piove e quanto spine, su paese San Giovanni. Quanto piove e quanto spine, camo a picciri le ranni, ve conto tutte le chine. Camo a picciri le ranni, ve conto tutte le chine. Casi va verso cari e l'usa per come c'è b e l'usi va verso cari e l'u. Sapere come c'è b e l'usi respirare aria pura, culla puzzerà spazzatura. Se respirare aria pura, culla puzzerà spazzatura. Se respira l'aria pura, culla puzzerà spazzatura, se respira l'aria pura, culla puzzerà spazzatura, casi va verso caccuri, sinnesi enturi la duri. Casi va verso caccuri, sinnesi enturi la duri. Si si friscure patente, scansasi e di che valente, si si friscure patente. Scansasi e di che valente, cacullu di vieta c'è su, se capisce a niente. Cacullu di vieta c'è su, se capisce a niente. Callu biviero vallune, culla macchine fare una duzza, callu biviero vallune. Culla macchine fare una duzza, ca una volta se sagliate sopra e una volta se scinnate suzza. Ca una volta se sagliate sopra e una volta se scinnate suzza. Con su dente porta borse, sinne pigliuli megli morsa, con su dente porta borse. Sinne pigliuli megli morsa, mentre alle giubbe rosse le runo su dudossa. Mentre alle giubbe rosse le runo su dudossa. Certa gente resta a galla vaccinata cu friola, certa gente resta a galla. Vaccinata cu friola, ca stava cu palla palla, mo sta cu ramma casola. Ca stava cu palla palla, mo sta cu ramma casola. Si devo ricoverare, un c'è posta all'ospitale, si devo ricoverare.
c'è posta all'uspitale, si cevo arrivare, sarvo aracro a medito porto salvo. Si cevo arrivare, sarvo aracro a medito porto salvo. Si una de parturire, a de sudu partire, si una de parturire. A de sudu partire, cudi tempe mamma mia, parturiscia via via. Cudi tempe mamma mia, parturiscia via via. Monne faule di soccorso, nell'audite d'anno scorso, monne faule di soccorso. Nell'audite d'anno scorso, ma si farina iazzata, tocca fierrenna toccata. Ma si farina iazzata, tocca fierrenna toccata. E c'è lupa da sport, ma ancora su chiuse porte, c'è lupa da sport. E ancora su chiuse porte, Catrasina che presidente, non si capisce a niente. Catrasina che presidente, non si capisce a niente. Oi chi tintare fumare in trassa tinta cittadina, oi chi tintare fumare in trassa tinta cittadina, sa che a pulli mudinari, vuoi guardati va farina. Sa che a pulli mudinari, vuoi guardati va farina. Allori che a Ferragosto a fare multe c'è piglio gusto, allori che a Ferragosto a fare multe c'è piglio gusto, tra poco per birere turisti, a me dirà chi l'ha visto. Che a per birere turisti, a me dirà chi l'ha visto. Capuru d'opposizione, un le fanna questione, capuru d'opposizione. Un le fanna questione, calla un lassato su du partiu de su cacudu. E calla un lassato su du partiu de su cacudu. Fa una questione, manco all'opposizione, un ne fa una questione, manco all'opposizione, un me para proprio bella, Aldo More puttanella, che un me para proprio bella, Aldo More puttanella. A fare parte i caimani, i socialisti su sempre pronti, a fare parte i caimani. I socialisti su sempre pronti, cate da sura Bersani e si ne va uricu monti. Cate da sura Bersani e si ne va uricu monti. A San Giovanni al Parlamento si ne candidò più di cento, e San Giovanni al Parlamento si ne candidò più di cento, e costi quel che costi tutti agli ultimi posti.
e costi quel che costi tutti agli ultimi posti. Canne fa uri votare ne pigliuri pecciuti, canne fa uri votare. E ne pigliuri pecciuti a su paese per li voti, ne presi in tua scidi poti. A su paese per li voti, ne presi in tua scidi poti. E si prima per votare un suta vie vucare, si prima per votare. Una suta vie fucare, mo va cedute portare, ca te fa un bommicare. Mo va cedute portare, ca te fa un bommicare. Quando per la carne de vara, gentere su paese, quando per la carne de vara. La gente è su paese, re duri che dopo tente se può fare quattro rise. Re duri che dopo tente se può fare quattro rise. Cara gente che ascoltati si vesiti ricreati, cara gente che ascoltati. Si vesiti ricreati, sia du popolo da corte, applauditi forte forte. Sia du popolo da corte, applauditi forte forte. Francesco Scarcelli. Complimenti. Ma è un ruolo che mi piace, dai, fare il valletto. Salutiamo Francesco Scarcelli, intanto sistemano gli altri strumenti. Allora, adesso è la volta di Antonio Lucente con la terza farsa che ha per titolo I politicanti, e quindi ne sentiremo delle belle. Voglio ancora aggiungere un'altra cosa, vi sarete accorti anche da queste frasi incluse nella farsa di Francesco Scarcelli, che la commissione, che in realtà è stata formata da Rosa Oliverio, dalle sue collaboratrici, ha comunque coinvolto anche me, c'è stata l'idea di non censurare nessuna frase perché c'è appunto la libertà di poter cantare, perché poi in fondo alla storia, se poi avremo modo di parlare con Rosa Audia, che ha fatto la tesi appunto sulle farse, in realtà la farsa era il momento, diciamo così, topico per chi le scriveva e le cantava, di poter dire finalmente la verità a chi poi deteneva il potere. Allora, è pronto Antonio Lucente? Forza, un applauso. I politicanti. Chi ti accompagna? Piero Spina. Allora, buon divertimento, forza. Presente storia, io sono l'autore.
della presente storia e quello che accade lo metto alla memoria. L'anno scorso è pigliato impegni per le cose menza via. L'anno scorso è pigliato impegni. Per le cose menza via, io voglio salutare so già vista la democrazia. Ve parre San Giovanni e della bella regione, ve parre San Giovanni. E della bella regione tocche con tali vinizi al governo e nazione. Su consigliere ministri assieme al governatore, su consigliere ministri. Assieme al governatore piglio sempre tempo alla luango per massacrarlo lavoratore. E per il lì pienso sempre a aumentare i milioncini, e per il lì pienso sempre. A aumentare i milioncini con le tasse d'operai se va un palazzi con villini. Chi ne sa fatto una casa con petito e con dolori, chi ne sa fatto una casa. Competite con dolori e mo si lo devi venire per sto gruppo re cavoni. Sorriso ne presento il lavoro e cose belle, con sorriso ne presento. Un lavoro e cose belle, ma su sempre traditori ne fa ugine con le pulcinelle. Passito qua saputo organizzare chi lugaro vado a passito. Qua saputo organizzare con la sua amata fede ne sta per non massacrare. Puoi fa una caruta e tu non le dimissioni, puoi fa una caruta. E tu non le dimissioni, un'altra volta sei presente per sebricare i ciumi di ori. Cava
facissi ti davvero una caruta si patronica facissi ti davvero. La caruta si patroni per pinire li terreni di fricamenti agli pancioni. Mo parremo così imbroglioni e la regione voglio parlare, mo parremo così imbroglioni. E la regione voglio parlare, cacinao mannataro, non chi te le può sistemare. Maruta rico manno non te pare imbrogliare, oi maruta rico manno. A non te pare imbrogliare dalle prossime elezioni tutte le regioni e comandare. Io t'ascolto alla televisione, tu desire io t'ascolto. Alla televisione la pigliati per l'obietto con fatica e passione. Entra de mano tu e una cosa non fa passare, entra de mano tu e. Una cosa non fa passare, l'agricoltura calabrese non si deve abbandonare. Pure suda la Calabria chi vo fare trionfare, ma pure suda la Calabria. Chi vo fare trionfare, ma è tutta la nazione, chi vo fare rinnovare. Quando parli con i grossi e lì non c'è la regione, quando parli con i grossi. E lì capire la regione, riccia c'è la chi lugaro, vado per non bloccare pensioni. Mangio cu cavalli se le mangiassimo di cani, le mangio cu cavalli. Mangiassimo di cani alli poveri italiani, avanzo sulle tasse a manco li pani. Una parada sacede brade, devo subito pigliare, una parada sacede brade. Mm-hmm.
Devo subito pigliare, le levassi la parola e le mani per pregare. Un'altra cosa ti la dico, io i maro non te incazzare, un'altra cosa ti la dico. Poi maro non te incazzare, traditori e la regione, cerca subito alle secotare. Poi cari San Giovanni si rulla vime abbandonare, poi cari San Giovanni si. Lavime abbandonare, camaruzze palla palla, solo il ne può aiutare. Io ve parlo con lo cuore, burico con la mente, io ve parlo con lo cuore. Borico con la mente che ve sa tutta bue tutto no docente. Un applauso per favore, dai, aspetta, aspetta, aspetta. Volevo chiederti, ma i capelli non sono tuoi? No, sono finti. Sono finti, va bene, ok. Ti ringrazio, ciao. Ciao. Ok, allora. Allora, considerando che c'è il signor Oliverio Dino di Sila TV che sta riprendendo questa serata, vogliamo far sentire, perché se è in diretta, così come mi hanno detto, staranno ascoltando le farse anche quelli che sono all'estero, gli vogliamo fare un applauso perché loro non sono qua? Forza, dai! A tutti gli amici che ci sentono da lontano, vi giunge un grosso applauso da questo Cinema Teatro Italia pieno in ogni ordine e grado. Allora, dopo Antonio Lucente è arrivato il momento invece di un'altra farsa, la quarta, che si intitola È venuto Carnadevaro, e quindi vengano sul palcoscenico Giovanni Buglione, che è il cantante, e invece la farsa è stata creata, insomma ideata, da Valentino Audia e Benedetto Rubino. C'è un'incursione sul palcoscenico di un noto personaggio politico che conoscete tutti. Se mi posso permettere, è lui che sta mandando le lettere, quindi le lettere che vi arrivano sono tutte sottoscritte da lui. Ci siamo, ragazzi? Voi fate da cornice alla farsa? Ok. Siamo pronti? Chi è che canta? Dov'è il cantante? Uno per la fisarmonica e uno per la voce. Allora, credo che quello della voce sia questo. E giusto, glielo sistemi tu, perché sennò diventa... Mo che è venuto carnale pare, sta frassia pe voglio cantare. Mo che è venuto carnale pare.
proprio a parlare, ma me posso sbilanciare, me va proprio a parlare. Sbommicare, sapesse quanto venne a ieri, me potessi sbommicare. Davanti a chi sta bella gente, non posso fare finta niente, davanti a chi sta bella gente. Cominciamo a salutare ad uno tutti quanti, cominciamo a salutare. Lo saluto mio per primo, vallo primo cittadino, lo saluto mio per primo. Caro primo cittadino, una cosa io ti da ieri, caro primo cittadino. Lascia fregare e recontare, pensa pure all'ospitata, lascia fregare e recontare. Arri sempre di 400, ma c'è soppure a 300, che te non c'ho bisogno di 400. Fare tu, ammutato tu per figure, le molle fare passare i San Giovanni si c'ho creduto e t'ho botato in assoluto, i San Giovanni si c'ho creduto. Consiglio tu voglio fare, circa eterare fare, no consiglio tu voglio orare. L'assessore all'ambiente, paracamba proprio nel, l'assessore all'ambiente. Promessa differenziata alla fine della muoiocata, una promessa differenziata. Tutti quanti a San Giovanni tiro terra forte e bene, tutti quanti a San Giovanni. Tieno bella e ordinata, ma nessuno è riuscito a se fare una bella tenuta.
Primo tottino scolare, ma questa scuola lo divaro, è impossibile a ci arrivare. Ma sta cagliazza navicatura, le vittorine fa paura, ma cagliazza navicatura. Allora devo non rigi, casse scuole sulla provincia, ecco comune non c'è cincia. Assessore che ne mente, l'ingegnere io i patente, chi si incazza facilmente. E c'è pure di Anillo, che se fa pure bello bello, e c'è pure di Anillo. Con solo assessorato, sa di quanto tutto parentato, con solo assessorato. E l'uno arruto a Torino è stato proprio d'occhio fino, e l'uno arruto a Torino. Assessura alla cultura, quando parla passa un'ora, l'assessura alla cultura. Se capisce a suduillo, forse non a suzicillo, se capisce a suduillo. Quando è stato dirigente, palla palla non dice a niente, quando è stato dirigente. Ho visto uno spiraglio, può passare per lumi, e gli mo ha visto uno spiraglio. E non ci capisce niente, e più meglio che niente, e non ci capisce niente. E più meglio macchinante, che se paga qua Baril, si l'attacca allo passante. E lui era comunista e non poco socialista, e lui era comunista. È passato pure un giommino in sulla, ho votato pure i mattoni per dire a finire con Berlusconi.
cu bel troni scopellite, Franceschini muova pure cu gentil. Cosa meno male che c'è rosa, con le ventinure cosa. E l'uomo è per assare, che se può mi interagiazzare, l'uomo è per assare. Tutti quanti in promisa, la me fare che su paese, la me fare ripigliare. Ho pesato tu veramente, sperando che un mese ti ingrignate, lo ritro che Luca piantramente. Oltre a sta bella gente ringraziamo pure il presidente, oltre a sta bella gente. Muove sta pario scordanno e a promisa pillai e fare, muove sta pario scordanno. A promisa chi ve pazze, casi non cangiati capo, per un primo io e tu prazzo. Io ve canto sta canzuna. Nu poco cu tristezza, quando ven a chi lui urno, chi facimo tutti vest. Chi facimo tutti festa. Poi cari amici belli, è una cosa villa ieri re. Poi cari amici belli, una cosa villa ieri resiglio, ma pentire su passo runnegliamo a finir. Ienna pentire su passo runnegliamo a finire.
chi beri con la piglio e ma fisseria giuvinosa gli occhi beri tu. Piglio ma fisseria, casi vieno chi li tempi cuso brutti, mamma mia. Casi vieno chi li tempi cuso brutti, mamma mia. Culli pieri allo fuoco e la notte sera mia, culli pieri allo fuoco. La notte sera mia e attorno allo pagliaru nuruglio se sentia. Era l'utinto dopo, affamato repetito, era l'utinto dopo. Affamato repetito ed era troppo paura, puro che ne se stava cito. Era troppo paura puro che ne se stava cito. Non si può campare con tuo testaturi. E che non si può campare, che di figli vuoto pene, non avimo chi cerare. A sta frassia veramente dedicata allo bisogno, ma sta frassia veramente. È dedicata allo bisogno, tanta gente che non faticare e la notte non piglia sogno. Tanta gente che non faticare e la notte non piglia sogno. Storte gente anziana a faticare, ne virimo cose storte. Gente anziana a faticare e li giovani recentenni non avevo chi mangiare. Alla
scuola si muoiuti e ne si laureati, alla scuola si muoiuti. Ennesimo laureati, ma ora servuto a niente, siamo disoccupati. E non ha servuto a niente, siamo disoccupati. Un rosario tutti i giorni, la pace s'è finita, un rosario tutti i giorni. La pace s'è finita, aspettiamo che Gesù Cristo ne passa l'altra vita. Aspettiamo che Gesù Cristo ne passa la già vita. Ma se mi inturincia politica per aiutare o poveri, e ma se mi inturincia politica. Aiutare poveri e l'umano pezzente le destato d'uso di tu stancillo. Siti tutti quanti spierti per parlare re programma, siti tutti quanti spierti. E parlare re programma, ma è più sperto nu ciucciu si tu minti alla davagna. Ma è più sperto nu ciucciu si tu minti alla davagna. Casa vicino le lezioni, mo ne prumintu cose belle. Casa vicino le lezioni, se mi intrincia politica, ma poi se sparto i milioni. Se mi intuncia politica, ma pure se sparto i milioni. Il livavo al potere e noi iamo alla rovina. Il livavo al potere. E noi iamo alla rovina. Con giù il discorso era sera alla mattina. E con giù il discorso era sera alla mattina. Finisci pure cantare, sta storia è la vera, mo finisci pure cantare.
sta storia è la vera, vi auguro a tutti quanti una bella primavera. Io finisco di cantare, finisco sta canzone, io finisco di cantare. E finisco sta canzone, vi auguro a tutti quanti io una bella fortuna. Grazie a tutti, al pubblico numeroso stasera. Questo amico mio Congi con la tomba che la rendeva ancora più... E poi mi fai ricordare quella famosa battuta, figliuma mia, figliuma, suonatore della tomba, figliuma. Va bene, dai. Allora, una comunicazione di servizio. Sappiamo che ci sono i fumatori ed è giusto che ogni tanto la sigaretta se la fumino. Però la porta va chiusa perché fa freddo poi. E come stai? Come stai? Tieni, tieni, signor Ciunco, che mi si è accavallato, non è uno superlaggio. Mannaggia, è il freddo, Tonino, è il freddo che è questo, che fa tutti questi scherzi. Va bene, il titolo della farsa, dimmi. Un po' che hai pietà. Sì. Cannavare è morto, stavate. È morto Cannavare, e lì i carroni su cuoti, ioi. Allora, un degno caso per grattare, polvarute e brassie e carne da vara. Facciamo un applauso, dai. Intanto che si sistemano alla tastiera, uno dei fratelli Sportini al quale stringo la mano perché amici di vecchia data. Il titolo di questa farsa è naturalmente Carne da Varo è morto. Tonino Benincasa. Prende quello che entro io. Prova, prova, prova. E sentite questa storia di vestaio per contare che questa volta l'ho fatta veramente criminale. Oi to, oi to, oi to, ro 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 ro. Oi to, oi to, oi to, ro 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 ro. Io mi presento Franco, spero di farmi onore. Io mi presento Franco. Spero di farmi onore, mentre voglio salutare i signori e le signore. Mentre voglio salutare i signori e le signore. Ascoltate brava gente, che vi voglio parlare, ascoltate brava gente.
vi voglio parlare, l'anno scorso a Carnale Barra non l'hai potuto fare. L'anno scorso a Carnale Barra non l'hai potuto fare. Hai sperato tempi buoni, ma se va di peggio in peggio, hai sperato tempi buoni. Ma si va di peggio in peggio, se ne vogliamo divertire, vi meira via reggiù. Se ne vogliamo divertire, a vi meira via reggiù. Cose belle con maschere fasulle, lacce sulle cose belle. Con maschere fasulle, come su maschere vere, con rappresento nulla. Come su maschere vere, con te rappresento nulla. Era tutta un'allegria, se cantava rogna e chiazza, se cantava rogna e via. Se cantava rogna e chiazza, se cantava rogna e via. Con tutti i miei compari, un lontanello vicino, poi con tutti i miei compari. Un lontanello vicino, se cantava ad alta voce, con lo spirito rovino. Se cantava ad alta voce, con lo spirito rovino. Proprio d'orda, chi le piatti sgraziati, l'ho fatta proprio d'orda. Chi le piatti sgraziati, ci mancava pure un peppone, i cassai l'han guaiati. Ci mancava pure un peppone, i cassai l'han guaiati. Abbiamo avuto una quattrina, un uccio peienato. Abbiamo avuto una quattrina, ma c'è stato un giovaniello che è stato proprio una gina. Ma c'è stato un giovaniello che è stato proprio una gina. Chi nella curva, ma
che poi non può capire, non si sa di chi è la colpa. Ma Peppo non può capire, da cui tutta sta munnizza, ne sta facendo tutti morire. Tutta sta munnizza ne sta facendo tutti morire. Ma Peppone è candidato, candidato al Senato, Don Peppone è candidato. Senato per cumegliaro culo a tavolone l'indagato. Per cumegliaro culo a tavolone l'indagato. Ha fallito veramente, Tavolone ha fallito. Ha fallito veramente, vignendo solo chiacchiere a noi tutti povera gente. Vignendo solo chiacchiere a noi tutti povera gente. C'è pure un frachettaro candidato al Parlamento, c'è pure un frachettaro. Candidato al Parlamento e pensiererà signorina e pensiererò presidente. E pensiererà signorina e pensiererò presidente. Oi chi popolo intelligente, chi si imita vieni, oi chi popolo intelligente. Oi chi si imita vieni, quando sentimo non può capire tutti quanti battime mano. Quando sentimo si può capirti tutti quanti a battire mano. Qualunquisti, da non si ne frigo niente, na politica qualunquisti. Da non si ne frigo niente, da ho dato lo sussidio alla moglie del presidente. Da ho dato lo sussidio alla moglie del presidente. Non mi pare proprio vero, ad 80 anni la pensione. Non mi pare proprio vero, manco tempo di pagare, casi già un cimitero. Manco tempo di pagare, casi già un cimitero. Thank you.
vuoto bene, senatore e candidati, tutti i monne vuoto bene. Senatore e candidati, penso solo per illi, da noi ci siamo imparati. Penso solo per illi, da noi ci siamo imparati. Parlo sempre mezzogiorno, che lo vuoto sollevare, parlo sempre mezzogiorno. Che lo vuoto sollevare, ma se parlo sempre tavo, derilli tutti a saputare. Ma se parlo sempre tavo, derilli tutti a saputare. Mezzogiorno rido sue e a noi ne fa morire, mezzogiorno rido sue. A noi ne fa morire, eppure sa tinta regione ancora un po' partire. Eppure sa tinta regione poi ancora un po' partire. Non parta cari amici, troppa gente a s'accordare, oi non parta cari amici. Troppa gente a s'accordare, se giro riesce vuoto e penso sempre a mangiare. Se giro riesce vuoto e penso sempre a mangiare. Mosso tempo re li voti, un esauri a carezzare, mosso tempo re li voti. Un esauri a carezzare e pensiere tutti quanti, chi ne aiuta può fricare. E pensiere tutti quanti, chi ne aiuta può fricare. Perciò cari amici tutti, su podimo fricature, perciò cari amici tutti. Su podimo fricature, votami i paesani nuori, che alle prima tutte dure. Votami i paesani nuori, che alle prima tutte dure. Io finisco la mia storia, un che voglio giusicare, io finisco la mia storia. Un che voglio giusicare, raccomando mente sana, quando vuoi ti appodare. E raccomando mente sana, quando vuoi ti appodare. Grazie, grazie. Tonino, bene in casa.
Un applauso, forza, 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 forza. Grazie, forza. Grazie mille. Allora, bravo Tonino. È venuto ammalato e è andato via molto sano, come potete vedere. Allora, giusto così al volo, la giuria sta prendendo nota di tutto quello che accade, giusto? Maestro, dottoressa, anzi dottoressa, caro Frassiaro, io vi devo raccontare un aneddoto del nostro Tambate. Io ero piccolino, lo dissi anche l'altra volta. Lui amava cantare le farse senza microfoni, senza tastiere. Lui cantava le farse senza musica su un asinello, io me lo ricordo, negli anni 70, e quando passava sotto l'ospedale, zona dove io abitavo, allora tutti quanti, insomma i bambini all'epoca che gli facevamo da scorta, diciamo. E quando si fermava veramente nella ruga, no? Tremavano le finestre, devo essere sincero, perché la voce di Tambate arrivava dalle popolare fino ai cappuccini. Un applauso, forza! Naturalmente è giusto che io ricordi anche qualche altro frassiaro, per esempio qualcuno che non c'è più, tipo per esempio uno dei decani, zio Pasquale Spina, al quale io farei un applauso, ma mi viene di ricordare a quelli che sono un po' più grandi, Ciccio Ringo, ve lo ricordate col cappello lungo sul camion, oppure Ciccio Spina che abitava vicino al Palazzo Musco, insomma tutti i personaggi che fanno parte della nostra tradizione. Andiamo avanti, dopo appunto Tonino per in casa con Carne Levare Muerto, arriva il momento di Pietro Paolo Lopez, cantante autore di Un paese a crisi e li guaglioni. Benvenuto a Pietro Paolo. Cambia la farsa, i musicisti tentano di cambiare abbigliamento, ma mi sa che sono sempre quelli. Scherzo naturalmente, dai, giusto per sdrammatizzare. Abbiamo un nuovo chitarrista. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera. Tutto a posto, sì? Vedo che l'abbigliamento è azzeccatissimo, Ci siamo? A posto? Sì, 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 ci siamo. Ok. Ripetiamo il titolo velocemente. Un paese a crisi e li guaglioni. Pietro Paolo Lopez, cantautore. Signo venuto cari, e per contare ho innovato, signo venuto cari, e per contare ho innovato, e si giovani disoccupati, canto parti e non si parti parti. No paese tanto renne, mo c'è riesto su di dieci, impastetta dell'arco di zati. Impastetta dell'arco di zati, case consuma più vino luogo, canta tutti i dati stati. Canta tutti i dati stati. E si giovani remoni, vento su da sembriacare, si giovani remoni. Vento su da sembriacare, guagli un navime di sbigliare, un ne facimo sotterrare. Un ne facimo sotterrare. Caccellamo d'annata e l'uomo dove curare, caccellamo d'annata.
e l'uomo dove curaro, siccome cari ha faticato, mamma con la pava. Siccome cari da faticata, tu mamma con la pava. Un futuro è tu paese, siamo noi gioventù, un futuro è tu paese. Siamo noi gioventù e facci tanto una cosa, si partimo venimo giù. Casi partimo ne ricogliamo giù. Oito, oito, ro, 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 ro. A cent'anni in uguaglione non te n'hanno né contributo, a cent'anni in uguaglione non te n'hanno né contributo, a pensione ormai non suono perduto, e non suono ormai perduto. Monti abbasciato le pensioni e pensioni a stanzioni, monti abbasciato le pensioni. Us arriva a manca a fine mise, i sordi vuoto delle mani, povari e gli stanzioni. Povari e gli stanzioni. Sta cosa voglio proprio rire e me ne scia dentro addossa, sta cosa voglio proprio rire e me ne scia dentro addossa, un paese re di fiori è diventato re da fossa, è diventato re da fossa. E botteghiomo ciopa. E non la posso sopportare, a chiusura sto ospitale, non la posso sopportare. E zumba e paragazzo. A chiusura sto ospitale, ne abbiamo tutti ho il bisogno, non facciamo oi cacciare. E zumba e paragazzo. Un non facciamo oi cacciare. Oi toro ro ro ro, oi toro ro ro ro, mannaia di sorte ramaro, mannaia lo paese ramaro. E barico proprio io, la soluzione per sta crisi, e barico proprio io. Dan un signo in lo spietto, un signo parlamentare, un signo pecino picciaro, signo pecino picciaro. Cavastera petto i misi, con se pagherà malu governo, cavastera petto i misi, con se pagherà malu governo, e salverà d'Italia e finiscerà pura crisi, e finiscerà pura crisi. Oi toro roro roro, oi toro roro roro. Avete visto ancora?
una volta, co governo ne vota sordi, avete visto anche una volta. Co governo ne vota sordi, Berlusconi un paro burbu, co va giù doppe li voti. Tu va giù doppe li voti. Monti Bersani, Beppe Grillo, D'Adema, Bossi e Alfano, Monti Bersani e Beppe Grillo. C'è manca su do Berlusconi, c'è su proprio tutti quanti sti ladroni. E su un bel paragaso, tutti quanti sti dordoni. Oi torororororo, oi torororororo, il lipo di Ceramaro. E se di me su puro papa, già tutta sta confusione, se di me su puro papa. Tra tutta sta confusione, gente na vime risvegliare, una rivoluzione sa te fare. La rivoluzione sa te fare, per cambiare anche una cosa, la rivoluzione sa te fare. E cambiare anche una cosa, se non c'è chi ne mangia sempre, chi ne se fa di pelle rossa. Oi torororororo, oi torororororo. E beh presiento chi n'ha sonato, ascoltando popolare. E beh presiento chi n'ha sonato, ascoltando popolare. E speriamo un sano futuro, danne potimo ripigliare. Danne potimo ripigliare. Il Battista Chico, Giuseppe Cipriello e Maruzzo Dottore. Amo sonato con onore, ma moniamo finite pesavo demo con lo cuore. Amo sonato con onore, ma moniamo finito e pesavo demo con lo cuore. Oi torororororo, oi torororororo. Grazie! Petrino Upiciaro! Bravo, complimenti. Complimenti di cuore. Complimenti anche a te. Ok, non dobbiamo fare tanti complimenti, perché sennò la giuria poi dice e allora forse là i complimenti, vero giuria, bisogna fare i bravi, bisogna essere ok. Allora faccio un po' di spazio, giusto perché se ci stiamo divertendo, se vi state divertendo, ma è anche merito che qualcuno poi questa cosa l'ha organizzata, e guarda caso io sono anche un po' contento che l'altro ieri abbia piovuto. Perché? Perché io
dissi all'epoca agli organizzatori, ma facciamola all'interno perché sono tante farse, saranno 2 o 3 ore, alla fine la gente viene, anche se fa un po' freddo però si è seduti, si sta più insieme, ci si parla da vicino, e io immagino in piazza che si faceva così, ma mo quando finisce, ma mo ce ne andiamo, il figlio che ti tira, ma io munin, e allora dico è meglio così, dite la verità, meglio così, vero lui? È vero lui? Allora, perché sto facendo sto preambolo? Perché io voglio dire, tutte le cose hanno una prima donna, no? E bisogna presentarla. Vieni qua, Rosa Oliverio, perché ci tengo che gli fate un applauso che ha bisogno di essere, come dire, sostenuta. Allora, lei la conosciamo tutti, specie chi frequenta anche i social network, è una persona che non è che te li manda a dire, te li dice direttamente, ma fa parte dello staff che il primo cittadino si è appunto costituito dopo che è stato eletto democraticamente. Ebbene, lei ha assunto un ruolo importante in queste manifestazioni e adesso lascio a lei la parola per farvi raccontare brevemente quanta difficoltà a volte c'è intorno e dietro a manifestazioni di questo tipo. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. È una forte emozione vedere un pubblico così numeroso, così come grande è stata l'emozione nell'organizzare questo evento, a differenza degli altri, perché questo evento era da un po' di anni che non si svolgeva più, e abbiamo cercato insieme di portarlo sulla scena quest'anno. Un grazie io è doveroso, va soprattutto ai partecipanti. Ovviamente senza di loro noi non avremmo fatto nulla, quindi ringraziamoli tutti. Porto i saluti del sindaco. Il sindaco purtroppo in questo periodo è impegnato, come sempre direte, però è davvero impegnato in una commissione di bilancio, ancora sta lavorando perché va portato avanti un certo discorso, un discorso molto difficile, quindi speriamo bene. Che dire, intanto io volevo fare una precisazione, Salvatore. Avevamo deciso di fare all'esterno le farse carnevalesche perché era tradizione, quindi fare all'esterno le farse era una tradizione, o mi sto sbagliando? Era tradizione. Bene, io ringrazio tutti quanti, ringrazio anche chi collabora spesso con me, sono le associazioni e il comitato cittadino. Quest'anno per il periodo di carnevale abbiamo tenuto in debita considerazione anche le scuole, ringrazio tutti i dirigenti scolastici che hanno permesso le sfilate, un grazie particolare alla professoressa Caterina Urso che ha coordinato i costumi d'epoca dell'Istituto Statale d'Arte. Purtroppo alcune manifestazioni a causa della pioggia le abbiamo un po' abbandonate, accantonate, però sicuramente li riprenderemo nella primavera, quindi marzo vedremo un po' di andare avanti con questo discorso qua. Bene, forse mi sono dilungata, grazie a tutti e basta. Brava, dai, te la sei cavata bene, dai. Se non altro, diciamolo, perché poi le cose passano sempre, come dico io spesso, no? Le cose passano e nessuno se ne accorge. Se non altro, grazie anche alla tenacia di questa ragazza, signorina, questa donna naturalmente, è ritornata comunque una gara, un volersi mettere in gioco e dire le cose. Poi mi è piaciuto sto fatto che non è stata tolta neanche una parola ai versi che sono arrivati al comune. Allora, la penultima farsa a cantare è, qua mi scrivono, Giuseppe Costante? Sì? Sì, ecco, finalmente è arrivato lui. E il titolo è I furbi Niesua Galla, l'autore è Salvatore Spina, a cantarla è Giuseppe Costante. Prova. Finalmente. Prova. Ci siamo. No, dico prova. Prova. No, prova, dico, mangiati il microfono, prova. Prova, sì. Ok, va bene. Ok, ci siamo? Allora, io voglio... Musicisti, cosa devi fare? Ah, i musicisti, ho fatto operare un gallo. Come ci sei? Vai a casa, vai. Come passa? Pensavo che avevano sulla tia. Okay, allora, io voglio salutare, un saluto che voglio fare in particolare a Pasquale Spina, il nostro poeta, che purtroppo non c'è più.
ovviamente capace sono giovanese che ne capisce più meglio. Un vestito l'ha abbinato alle politiche nuove, che praticamente se l'avessi mai vinto lei, Luchis. Come è diventata una pagliacciata, capo? Signor Benetarilli. Vai, ci siamo, vai. Socialista, come si c'è qui? Ospitate sta giurino, tanto per cominciare. Ospitate sta giurino, e chi ne ci ha lottato, tu dolori sta soffrendo. Tienori ragione, la colpa è di nessuno, tutti tienori ragione. E la colpa è di nessuno, ma si veramente c'è l'umpir, non si ne salvarono. Ed è stato pronto soccorso solo per l'emergenza, ed è stato pronto soccorso. Solo per l'emergenza si viene a meno puro chi su, se giura la sentenza. Luca poi è sempre uno chi rinia la casa roda, e Luca poi è sempre uno. Chi rinia la casa roda, ma va carne te sparita, e nessuno ne sa nova. Chisse cose voi guardate, prima cari rentrata agli ova, chisse cose voi guardate. Prima cari rentrata agli ova, se non mangiare chi facciamo, passa a capo di scarova. Sordi un bastucciui e la spisa è sempre chi là, e li sordi un bastucciui. E la spisa è sempre chi là, alla fine redumise si natuna la famiglia. Crisi è stu paese che è venuta sopra terra, e la crisi è stu paese. È venuta sopra terra ed è proprio una frigogna senza nessuna guerra. Proprio una frigogna senza nessuna guerra. E con guerra può venire, ma c'è proprio una ragione, e con guerra può venire. Ma
c'è proprio una ragione, ma in tempi io i re pace usse carando burrone. Su popo cupo vari e lucchine te n'hanno ragione, su popo cupo vari e lucchine te n'hanno ragione, che per colpa io i devati s'appassano i guai sue. Per di e nuova fatica e non c'è niente o chi fare, se sta per di e nuova fatica. E non c'è niente o chi fare, capare c'ha brava gente, su arrivata a s'ammazzare. Pareccia brava gente su arrivati a s'ammazzare. Siamo stati sfortunati, oire tante manere, siamo stati sfortunati. Oire tante manere, chi su popolo di San Giovanni sta scontando tante pene. E la curva è sempre tua, minu chi non sa comandare, e la curva è sempre tua, minu. Sari comandare che sempre non c'è una gene, chi vuoi dedicare. Chi se sulle erbe che rograno le cacciare, chi se sulle erbe. Cacciare casi non in un produce, non riesci più a campare. Casi non in un produce, non riesci più a campare. Riflettiti tutti quanti casi di gente e cultura, riflettiti tutti quanti. Casi di gente e cultura, un popolo prova la fame, cerca la dimusina addirittura. Arrivata la carità a cercare di mangiare, su arrivata la carità. A cercare di mangiare galli propri cari figli in ora orecchi cerare. Li propri cari figli ora orecchi cerare. Veramente chissà grazia e cine contenuti, veramente chissà grazia. Poi che cine contenuti
e chi non la capisce va alla parte re di surdi. Siamo arrivati a un punto che non si può più campare, siamo arrivati a un punto. Se voglio campare, speriamo che questo nuovo governo queste cose la de campare. Speriamo che il nuovo governo queste cose la de guardare. E ne piglia la paura a sentire la televisione, che ne piglia la paura. A sentire la televisione, se contrasturi un cullato, chi te piglia un terrore. A furia le sentire ho stufato pura gente, e mo a furia le sentire. Ho stufato pura gente, mo sono rimasti poco giorni e ben a calma andava gente. Tasse su aggravate in un modo spaventoso, cade tasse su aggravate. In un modo spaventoso con le bullette chi t'arrivo riusce piglia più riposo. Bullette, chitarri, buri, usse, piglia, ciuri, posu. Morringimo di buttoni e la piglia ma fisseria, morringimo di buttoni. E la piglia ma fisseria, canne cacciamo puro gusto con l'amici in pizzeria. E nu povero genitore chi te senta lamentare, e nu povero genitore. Senta lamentare, povari e lupuru, il luca le luna te mangiare. Povari e lupuru, il luca le luna te mangiare. Siamo in campagna elettorale, ma pensiamo all'avvenire, siamo in campagna elettorale. Ma pensiamo all'avvenire, votate a serietà e ma vi dire capire. E vota ma serietà e ma vi dire capire. More sta la giuria recerare d'importanza, cade sta la giuria. E cerare d'importanza e me scusati tanto se c'è stata una mancanza. E me scusati tanto
così c'è stata una mancanza. Io ho finito re cantare e ma vite compatire, io ho finito re cantare. E ma vite compatire, voglio augurare a tutti un buon avvenire. Voglio augurare a tutti un buon avvenire. Grazie. Giuseppe Costante. Un saluto a Baggio Ghilandi, a Salvatore Allevato del costume che stasera ho indossato. Grazie a tutti. Io vi chiedo un applauso ai due musicisti che sono meravigliosi. Allora, siamo per finire. Praticamente c'è l'ultima farce, dovete fare una foto? Ok. Questa finisce nell'album dei ricordi, che sono sempre belli. Ok? Grazie. Allora, intanto che loro smontano le loro chitarre, le loro fisarmoniche, siamo giunti alla fine perché c'è l'ultima farsa e io veramente vorrei fare un applauso a voi che siete pazienti fino alla fine. Ve lo fate da soli perché io solo non ce lo faccio. Bravi, bravi veramente. Perché qualsiasi spettacolo, se non c'è il pubblico, insomma, non ha motivo di esistere. Allora, la prossima farsa è stata ideata e sarà cantata da un signore che conosciamo tutti perché è una persona nota di questa città, ha fatto spesso le sue battaglie, combattute sempre con il massimo della voglia, della passione. Lui si chiama Giovanni Guzzo, che io chiamo qui sul palcoscenico. Stasera si è trasformato più in un pirata che in un politico, però insomma va bene, a parte questo, fra poco canti, aspetta. La farsa si chiama U Governo e Ripatuni. Giovanni Guzzo c'ha una voce possente. Ascoltiamo cosa ci dice. Cosa ti dico per cantare oppure? No, ascoltiamo cosa dici cosa per la farsa. Prima sì. Niente, io non è la prima farsa che scrivo, anzi sono dai tempi di Tambate che ogni tanto ci incontravamo sul palco. Eravamo avversari ai tempi della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. E che dire, se volete sentirne un'altra delle mie farse potete andare sulla mia pagina Facebook e c'è la farsa del 2009 che si intitola U Paese ed Emigrante. Giovanni, io direi che tu dovresti cantare. Sì, dovrei cantare. Se mi attaccano, se mi date una mano ad attaccare il jack alla chitarra. Sì, ok, ci siamo, sì. Ci siamo. Oh. Ok. Ci siamo. Oh, ito, 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 ro, 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 ro. Io ve porto su saluto e carne va de chi ne bussa. E carne va de chi ne bussa vidu por tu torna sterno con la stessa faccia russa. Vidu por tu torna sterno con la stessa faccia russa. Abici allo governo nella ho fatto usava su, abici allo governo. Ni
fatto usava sumo in campagna ed è torale tiro tutti voreva. Mo in campagna elettorale tiro tutti vorrei lassù. Chi ne vuol cacciare di mughi ne alza le pensioni, chi ne vuol cacciare di mughi. Chi ne alza le pensioni vuol virire canne fricu torna per sedezioni. Può virire canne fricu torna per sedezioni. C'è su tanti mucca cunni chi c'è caro torna per e c'è su tanti mucca cunni. Chi c'è caro torna per e criru torna alle prumise, chi c'è pause sirene. Criru torna alle prumise, chi c'è pause sirene. Criru torna Berlusconi, chi pruminta mare e monti, criru torna Berlusconi. Chi pruminta mare e monti n'ha portata luta a rupu, ca non se sa fare i conti. N'ha portata luta a rupu, ca non se sa fare i conti. Anzi su esile sa fare, sbaglia chi le era nazione, anzi su esile sa fare. Sbaglia chi le era nazione, le sbaglia per fricare ancora giù milione. E le sbaglia per fricare ancora tuo milione. Insieme a chi lure da dega, chi compri cuda un fatto, insieme a chi lure da dega. Chi compri cuda un fatto, su giungiu di si burfanti, chi si su tutte rogra. Su giungiu di si burfanti, chi si su tutte rogra. Primo abbiamo tre monti, mini rue d'economia, primo abbiamo tre monti. Mini rue d'economia e n'ha fatto rascinare a tutti un cudo da via via. E n'ha fatto rascinare a tutti un cudo da via via. Ma ci monterà massai e ninna un lassato uno, ma ci monterà massai. Era uno ninna un lassato e maruzzera bocconi usava sa continuato. E maruzzera bocconi usava sa continuato. Per salvare sa nazione a me pare sacrifici, per salvare sa nazione a me pare sacrifici, usabiti chi veri cucami intimo tornadici. U
usabi di chi veri cu caminti mu torna dici. Pe mannamo un pensione quando stati per morire, pe mannamo un pensione quando stati per morire, anzi si moriti primo ne faciti comparire. Anzi si moriti primo ne faciti comparire. Per risparmiare sordi ne mannamo di precari, per risparmiare sordi. Ne mannamo di precari, ma di ricchi un letto che mu casurari mi dirari. Ma di ricchi un letto che mu casurari mi dirari. Entra chi lu parlamento da sinistra moderata, entra chi lu parlamento. Da sinistra moderata, cumaruzza lu governo, ogni legge l'ha votata. Cumaruzza lu governo, ogni legge l'ha votata. Bersani se stava citu e chi lune tartassava, Bersani se stava citu. E chi lune tartassava e de tutto du PD, nullo chi se sbomicava. E de tutto du PD, nullo chi se sbomicava. Se sumisi tutti assieme, cussuti in tu professore, se sumisi tutti assieme. Cussuti in tu professore, e al lupo podo la umisi un trava capo de paure. E al lupo podo la umisi un trava capo de paure. Cavini sciacu da Grecia, si non eremo da fare, cavini sciacu da Grecia. Si non eremo da fare, il lupo podu che fissa torna a crisa de pagare. E il lupo podu che fissa torna a crisa de pagare. Vuoi ma vi dire spiegare, cu facita le botare, vuoi ma vi dire spiegare. Cu facita le botare, ca di sordi l'ho trovati per la spisa militare. Ca di sordi l'ho trovati per la spisa militare. Un letto avussudamente si parmero sociade, ha fatto quattro tagli e ha chiuso d'ospitale. Ha fatto quattro tagli e ha chiuso d'ospitale.
Casini, con Gasparri e Berlusconi. Cu Bersani e cu Casini au fermato di consumi, cu Rutelli e Purupini. Au fermato di consumi, cu Rutelli e Purupini. Quando stelle entrato chiedo para tutto un movimento, quando stelle entrato chiedo. Para tutto un movimento sa tenne tu poche paglia chi se sbamba in un momento. Sa tenne tu poche paglia chi se sbamba in un momento. Già succedo trovi tutti, c'è trovi sini re terra, già succedo trovi tutti. C'è trovi sini re terra, parananza da tariccia, ma chi dico una minerra. Parananza da tariccia, ma chi dico una minerra. Quando domino se scorda delle pene che ha passato, quando domino se scorda delle pene che ha passato, sta a te c'è tu copatone, ne c'ha vota l'africato. Sta a te c'è tu copatone, ne c'ha vota l'africato. C'è una via più civile per salvare la nazione, c'è una via più civile. Per salvare la nazione sa vota c'è volla per una bella rivoluzione. Sa vota c'è volla per una bella rivoluzione. Si saprà se un beppo è giuta, vuoi mai dire scusare, si saprà se un beppo è giuta. Vuoi mai dire scusare, c'è proviamo ne c'annata, ne c'ha vota carnevale. C'è proviamo ne c'annata, ne c'ha vota carnevale. Vi ringrazio. Giovanni Guzzo, con la voce che era un po'... di la verità, su... vi chiedo scusa, ho un po' un abbassamento di voce. Tra l'altro, in questi giorni siamo impegnati un pochettino con la voce, quindi... Fra l'altro vi voglio dire una cosa, hanno già votato, hanno già fatto, come avete visto, 5 minuti prima sono andati via. Ma Giovanni 2 ore fa faceva un comizio, quindi mica stiamo scherzando qua, Giusto Giovanni? 2 ore fa sì. Comunque dai, basta. Senza microfono solo. Senza microfono. Un comizio senza microfono. Va bene. Grazie Giovanni Guzzo, grazie. Allora, la giuria si sta, come dire, consultando all'interno di uno dei due camerini che sono dietro le quinte. La chitarra, Giovanni, la chitarra. Il filo, Gio. Non vorrei che cadessi, perché tra l'altro eri reduce anche da un infortunio. Ultimamente, insomma, non è che poi sia stato... Allora, c'è un performer che conosciamo tutti che ve lo devo far suonare 5 minuti. Dai, vieni, non lo conoscete, voi non lo conoscete in realtà, ma perché c'ha la maschera, per questo non riuscite a conoscerlo. Non si sa chi siete voi, perché non vi conosciamo che avete la maschera, avete capito? No, non ti togliere la maschera, sennò poi ti conoscono, hai capito? Ok. Vuoi suonare un poco? Che dici?
È meglio che faccia il voto. Come? Il voto. Vuoi suonare un po'? Ok, forza, dai, vediamo cosa sai suonare, forza. Tanto 5 minuti aspettiamo che vengano loro, dai. Vuole smettere allora? Cosa? Allora ti sto festeggiando. Ah, no, 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 non sta, no, ma è carnevale, capito? Ogni scherzo vale, quindi devi stare sereno. Devi stare serenissimo pure tu, dai, forza. Vediamo un po'. Mi aiuta il signor Sportino a sistemare, scusami, io ho tra cartella, cosa, non riesco. Perché sennò, vedi, si abbassa proprio in un modo così. Se no lo reggo io il microfono, No, per favore, che non abbiamo capito chi è, quindi non è Turuzzo, la maschera c'è, quindi non è lui. C'è la maschera, avete capito? Tutti i cantanti si schierano. Allora, cosa ci fai sentire? La tarantella? No, prima la frassia. No, la frassia no, la tarantella, dai, facci un po' di musica. La faccio una frassia buona. Sei lontana per passare una settimana. Una grossa cilindrata re bagagli caricata, una grossa cilindrata. Tre bagagli caricata e una targa forestiera dall'assato da frontiera. E cammina come vento, col cuore assai contento, e cammina come vento. Ora sei contento per due giorni e una nottata per sa terra sua dorata. Finalmente sono arrivati a braccio a padre, mamma e frati, finalmente sono arrivati. Insomma, tu. Un applauso a Salvatore, un applauso. Abbraccia pate, mamma e frati, e saluta gli parenti, che mo pure su contenti. Pistoro e una bibuta e una bella rormuta, nu pistoro e una bibuta.
E una bella rormuta entra una brenna arrangiatizza che le para una ricchezza. Un applauso forte, voglio un applauso forte. Salvatore. E noi giorno al mare e sasciato riannatare e noi giorno al mare e sasciato riannatare nato giorno alla montagna chi le para una cuccagna. Un'africata rematoni e se sciato gli guaglioni, un'africata rematoni e se sciato gli guaglioni, vino buone soppressate e le ferie soppassate. Vino buone soppressate e le ferie soppassate. Un applauso a Turuzzo. Un applauso. Continua che ancora la giuria ora ha finito, continua tutto. Allora, ancora una sonnellata di frasia vecchia. Fidu me vedi con mia, non me pare risiccare, fidu me vedi con mia. Come fare risiccare che te porto un gioco tuo io e te faccio ricriare. Opa. Salva tu io signuschetta e l'onore mille guardare, salva tu io signuschetta. Vedo me, come te rispondo io? Poi la sera maritata ti ne vagia di criare. Fidume non te spagnare, oi cacchi su nure niente, fidume non te spagnare. Oi cacchi su nure niente, cata yumurra tu su duchi la capure serpente. Oi giuva da se me gira, ca me gira ridu munno, oi giuva da se me gira. Mi gira ridu monno, casi giuta me murrare, che lu capu capu tonno. Fantini seccare lì, si chi veniti piperirli, fantini seccare lì. Chi vinni di piperi e di con un bottone della croce come pari di pirli. Fidu me t'aiu guardato, oggi con un bocca aperto, fidu me t'aiu guardato. Oggi con un bocca aperto, casi giù da me murrare, chi l'ha ne care va dietro.
Figlici da saccegire che ad un popo da capite a su comune non dice vagire. Dicevo di una sentenza, oi che quando te guardavano dicevo di alla sentenza, fidumera lu quarto giorno l'ho fatta convergenza. Quando fecero la stazione c'era qualcuno che prendeva un caffè. Allora un frassiaro gli disse: io capevo non ne vivo, come c'è mulle mano, io capevo non ne vivo. Questa su. Come c'è mulle mano, da sa chi si tu vivo, lì sarà cattieni. Allora Giovanni, è tardi. Un applauso a Turuzzo, per favore. Grazie. Forza. La giuria ha raggiunto il verdetto e quindi se qualcuno può aiutare un attimo anche solo a reggere le targhe che andranno ai primi tre classificati, va bene. Allora, naturalmente io chiamo a premiare, perché è giusto che sia così, siccome si aspettava la presenza del primo cittadino anche sul tardi ma non è potuto essere qui con noi. Allora, terzo classificato. Terzo classificato, Buglione Giovanni con È venuto Carnevale. Una targa che viene consegnata naturalmente dalla dottoressa Rosa Oliverio. Il terzo classificato ha diritto anche a un premio in denaro di credo 200 euro, giusto? Ok, poi andrai al comune e ritirerai il premio. La dottoressa vuole fare un ringraziamento alla giuria, prego. Sì, grazie ai giurati per la partecipazione, è stata indispensabile, ecco, grazie tante. Non stai registrando. Ok. Allora, seconda farsa classificata, Carne de Vare Muerto, Tonino Ben in Casa. E come sempre accade, ci sono i contenti e gli scontenti, però la giuria ha fatto in modo molto certosino i conti dietro nel camerino. Primo classificato di questa nuova edizione della gara delle farse, ripresa dopo tanti e tanti anni, la farsa I furbi in escio a galla di Costante Giuseppe. Complimenti, complimenti anche da parte mia. Complimenti. Naturalmente gli altri, tutti quanti hanno diritto ad un premio che è ovviamente un attestato di partecipazione che consegniamo ai partecipanti. Piero Spina, grazie per la partecipazione. Va bene, Tonino Ben in Casa glielo consegnerai dopo, Tonino. Giovanni Buglione.
l'attestato. Giuseppe Costante, attestato. Giovanni Guzzo, al quale glielo consegneremo. Giova, l'onore di dartelo io, dai. È bello rivederti sempre dietro a un microfono con una chitarra in mano. Pietro Paolo Lopez, anche qui io vorrei segnalare un, come dire, qualcosa di particolare, perché c'è l'innovazione nella tua farsa, però la giuria ha premiato, credo, la tradizione della farsa di un tempo. Però complimenti da parte mia, in modo personale, veramente. Ok. Antonio Lucente, anche qui un grazie per la partecipazione. Francesco Scarcelli, grazie e complimenti anche a Francesco per la sua farsa. La dottoressa premia con la pergamena Mario Cimino, che ha cantato per primo, e poi tutti quanti. Allora, ringraziamo il pubblico che è andato già via. Grazie per essere stati pazienti fino a quest'ora. Al prossimo anno, grazie. C'è 90 anni per fare capire cosa passati vai.